Adesso ci ricaliamo nei nostri argomenti, parliamo di infortuni sul lavoro, un tema che si ricollega un po' anche all'occupazione di cui ci siamo occupati qualche minuto fa. Con noi collegata c'è la direttrice dell'INAIL Calabrese, Teresa Citraro. Buongiorno dottoressa. Buongiorno, buongiorno a lei. Grazie per essere con noi. Naturalmente avete diffuso da ieri, da poche ore possiamo dire, i vostri dati, un report molto corposo anche appunto sugli infortuni, le malattie professionali. Ecco, ci dà un ragguaglio, poi cercheremo di commentare qualche dato, ma sono davvero tanti. Tutti i fogli che ho in mano sono soltanto il sunto del vostro rapporto. Ecco, da dove cominciamo, dottoressa? Sì, i dati sono molto articolati, possiamo cominciare con un quadro di carattere generale e cominciare a dire che a livello nazionale le denunce di infortunio nei primi 4 mesi del 2024 segnano un aumento del 3,6% e che in Calabria questo aumento si attesta al 6,1%. Parliamo di denunce di infortunio in generale. Per quanto riguarda invece le denunce di infortunio con esito mortale, che ahimè sono quelle più gravi, si registra un aumento di 4 unità a livello nazionale, ma trattandosi di dati molto più alti, cioè parliamo di un passaggio da 264 a 268, è chiaro che a livello nazionale la percentuale di aumento è più contenuta rispetto alla Calabria, perché ci attestiamo sull'1,5%, mentre in Calabria abbiamo più 4 unità, che però in termini percentuali vuol dire un aumento di oltre il 130%, perché arriviamo a 7 infortuni mortali nei primi 4 mesi dell'anno. Ahimè, sono in aumento anche i dati relativi alle malattie professionali, che a livello nazionale registrano un aumento del 26% circa, e in Calabria un aumento del 5%. Sono dati purtroppo in peggioramento, e questo ci deve far sicuramente riflettere, perché come sappiamo la prima azione prevenzionale è l'analisi del dato. È anche vero che si tratta di dati provvisori e quindi vanno analizzati con una certa cautela. Diciamo che sono dati a caldo, possono quindi subire delle modifiche, degli aggiustamenti in relazione sia ai tempi di lavorazione delle pratiche e soprattutto per quanto riguarda i raffronti che si possono fare tra un periodo e l'altro. Bisogna tenere conto che i dati, soprattutto relativi agli infortuni mortali, sono soggetti un po' a distorsioni occasionali dovuti a, ad esempio, infortuni plurimi, che ovviamente possono peggiorare improvvisamente e inaspettatamente i dati generali. Purtroppo, come dire, gli infortuni non mollano la presa. Sappiamo anche di infortuni molto gravi, un infortunio molto grave avvenuto in provincia di Padova proprio ieri, in cui insomma ci sono tre operai in condizioni molto gravi ricoverati. La dinamica purtroppo è una, ecco, una dottoressa, dinamica. Quindi la parola d'ordine resta quella della prevenzione. Assolutamente, la parola d'ordine non può che essere la prevenzione, e in questo l'istituto, sia l'INAIL sia il Ministero del Lavoro, stanno mettendo in campo ogni azione utile, sia in termini di incentivi economici da concedere alle imprese per investimenti in sicurezza, sia per quanto riguarda formazione, informazione, diffusione di buone pratiche, perché noi sappiamo che la prevenzione passa anche attraverso un cambio culturale, un approccio differente al problema, perché la prevenzione, come è stato dimostrato poi anche con dati alla mano, non è un investimento che porta perdite, ma nel medio e lungo periodo porta soltanto vantaggi, al di là del ovviamente del indiscutibile valore della vita umana e quindi
dei vantaggi in termini di preservare le vite e la qualità della vita dei lavoratori, perché sappiamo cosa significa un infortunio anche quando non è mortale, sia per il lavoratore che per le famiglie, ma è stato dimostrato che comporta anche dei ritorni in termini economici, Ecco, dottoressa, mi questo tipo. dica, servono anche più controlli, naturalmente, oltre alla Servono anche formazione. più controlli, diciamo che sicuramente deve essere un'azione combinata, però è anche vero che quando si verifica l'infortunio abbiamo già perso la battaglia, come dire, quindi la battaglia la dobbiamo un po' cercare di combattere per prevenire e per evitare che l'infortunio si verifichi. Quindi ben vengano le azioni di prevenzione, ben vengano i controlli quando sono in un'ottica non meramente repressiva, ma anche collaborativa, perché poi non dimentichiamoci che un'azione molto importante fatta anche dall'istituto, ma non solo dall'istituto, è quella un po' di, tra virgolette, accompagnare le aziende nella valutazione dei rischi e nella mitigazione, se non addirittura come auspicabile, l'eliminazione del rischio infortunistico. Sappiamo che il Perfetto, rischio dottoressa, cambia. ci Sì. fermiamo qui. Purtroppo avremmo tante cose ancora da chiederle, anche e soprattutto sulle malattie professionali. Vedo un attimo, le cito velocemente. Quelle più Sì. denunciate sono quelle che riguardano il sistema osteomuscolare, il tessuto connettivo, Sì. il sistema nervoso, l'orecchio, l'orecchio anche, come tra le Sì. malattie professionali. Sì, Perfetto, non assolutamente. ne possiamo Pensiamo. parlare adesso, ma sicuramente ci sarà occasione prossimamente. Io la ringrazio per Senz'altro. essere stata con noi, dottoressa. E La ringrazio. buona Sono analisi io di che la questi ringrazio. dati, che sono importanti e vanno Grazie. analizzati a fondo.